E adesso c'è un nuovo santo in cielo. Il suo nome è Luigi Maria Palazzolo. Un uomo che dedicò la vita alla gente sfortunata nei quartieri della sua città. A Bergamo, in un piccolo oratorio, accolse i bambini abbandonati, i giovani e gli orfani affamati, regalando a tutti quanti il sorriso e la serenità. Nell'oratorio di Don Palazzolo era bello giocare. Giocare, pregare, pregare, giocare, conoscere Gesù. Perché Don Luigi sapeva educare parlando col cuore. Perché Don Luigi era un uomo speciale, apostolo della gioventù. Voleva dare ai poveri un futuro e alle ragazze un domani dignitoso. E scelse tra i seguaci più fedeli Suor Teresa Gabrieli per le opere di carità. Più volte, non avendo il necessario, attese la divina provvidenza. Ma per gli orfani e per l'oratorio mise in vendita i suoi beni e poi visse in povertà. Don Palazzolo sapeva attirare adulti e bambini. Coi suoi burattini insegnava l'amore, il perdono e l'umiltà. Fondò associazioni e congregazioni per fare del bene e seppe affrontare con fede e passione qualsiasi difficoltà. Un nuovo santo. E adesso c'è un nuovo santo in cielo. Bambina con le idee chiare, era la piccola Maria Teresa che aveva tanta voglia di studiare. E non appena diventò maestra, aprì una scuola in città per le ragazze bisognose, malate di povertà. E fu chiamata da Don Palazzolo, diresse il suo oratorio femminile, e sull'esempio di quel santo uomo un giorno lei si consacrò al Signore. E poi le suore delle poverelle insieme a lui fondò, e a tante opere caritatevoli si dedicò. Suor Teresa Gabrieli, grande educatrice tu. Suor Teresa Gabrieli, conosciamo le tue virtù. Tu sapevi consolare i poveri, stavi al fianco dei più deboli e dimostravi la tua umanità chiedendo aiuto a Gesù per chi soffriva di più. L'insegnamento di Don Palazzolo rimase custodito nel suo cuore. Se c'è chi soffre e viene lasciato solo, è proprio lì che noi dobbiamo andare. Così le suore delle poverelle sono una realtà, e grazie a Suor Teresa sono presenti in questa società. Suor Teresa Gabrieli, venerabile sei tu. Suor Teresa Gabrieli, proteggici da lassù.
facevi tu, come voleva Gesù. Siamo le suore delle poverelle, Don Palazzolo ci ha volute qua per dar conforto a chi è sofferente, per aiutare chi è in difficoltà. Noi tra i malati dentro gli ospedali diamo speranza a chi non spera più. Noi tra i bambini, anime speciali, per insegnare piccole virtù. Noi asciughiamo le lacrime a chi una famiglia non ha, non ha, non ha, a quelli che vivono ai margini di questa malata società. Siamo le suore delle poverelle. 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 Nel nostro viaggio Dio ci guiderà. Noi missionarie, donne di frontiera, noi dove regna fame e povertà. Noi tra gli anziani e i disabili, per regalare allegria, madri e sorelle dei poveri, per offrire pane e compagnia. Siamo le suore delle poverelle. Don Palazzolo ci ha volute qua. Mentre in silenzio io sto pregando, alzo lo sguardo verso di te. Ti vedo ignudo là sulla croce,
e la mia voce ti chiede perché. Tu sei del mondo, Signore padrone, e sei venuto a morire per noi. Povero e solo fra tante persone che salvare tu vuoi. Ora sento che vorrei avere qui al mio fianco tutti i poveri che stan soffrendo, per donare al loro sguardo la serenità. E qui dentro sento che qualcosa sta cambiando. Piano piano io mi rendo conto che ho un profondo desiderio di povertà. Rinuncerò alle cose terrene, tutto il superfluo rifiuterò, mi libererò di ogni mio bene, e come un povero sempre vivrò. Io dormirò su una panca di legno, non ho bisogno di comodità, e se del tuo amore non sarò degno, oh Signore pietà. Nel silenzio sento che ti stai avvicinando, e la mano allora io ti tendo. Al tuo fianco il mio cammino sicuro sarà. Sto tremando, l'emozione ha preso il sopravvento, e più forte adesso sta crescendo nel mio cuore il desiderio di povertà. È notte fonda e continuo a pregare, e tu, Signore, sei qui accanto a me. Bambine e bambini, correte all'oratorio di Don Palazzolo. Stasera c'è il teatro dei burattini, e c'è un burattinaio che divertire vi farà. Chi è? Chi è? Chi mai sarà? È Don Luigi, il vostro sacerdote, che è davvero in gamba e voi lo sapete. Lui vi potrà insegnare i valori cristiani, mentre con le mani i burattini muoverà. Personaggi della rappresentazione: c'è Arlecchino pauroso, c'è Brighella furbacchione, poi ci sono cavalieri, frati, principi e briganti, ma Gioppino è il migliore di tutti quanti. Gioppino è bergamasco, Gioppino è l'uomo giusto, combatte prepotenti, Giliati e delinquenti, per difendere i più deboli, i più poveri, i più fragili. Lui ama la giustizia trionferà. La giustizia trionferà. Giovino un tipo onesto, ma a volte troppo brusco, e contro i più cattivi usa modi sbrigativi. Lui si serve del bastone per ridurgli alla ragione, ma noi dobbiamo dirgli che non deve esagerar. Giovino non devi esagerar. Noi tutti nella vita facciamo qualche sbaglio, ed essere comprensivi sarebbe molto meglio. Perciò se c'è un imbroglio, perciò se c'è un intrigo, può esserci un castigo, ma poi bisogna perdonar. Thank you.
a vivere con buoni sentimenti. Si possono anche usare modi allegri e divertenti. Per spiegare cosa è bene, per spiegare cosa è male, Don Luigi usava spesso uno spettacolo teatrale. La sorella Gian Marisa, suora delle poverelle, in un letto d'ospedale. Non aveva più speranze e aspettava ormai la fine, divorata dal suo male. Le sospesero ogni cura, lei nel coma sprofondò. Ma la fervida preghiera non si fermò. Una supplica speciale fu rivolta al fondatore della sua congregazione e il beato palazzolo che ascoltava ogni preghiera fu vicino a quella suora e una notte l'infermiera quella fervida preghiera il suo nome la chiamò arrivò fino al signore lei rispose da quel sonno si risvegliò la svegliò una cosa incredibile, una gioia indicibile, perché successe qualcosa di grande che sembrava impossibile. Fu davvero un miracolo propiziato da un santo, perché solo un santo ha il potere d'intercedere presso il Signore e portargli le nostre preghiere per ottenere un miracolo. E così da quel momento la sorella Gian Marisa cominciò a sentirsi bene. Poi riprese le sue forze e raggiunse in pochi giorni la completa guarigione. E gli increduli dottori si chiedevano perché. La risposta a tutto questo forse non c'è. Guarigione incredibile, guarigione inspiegabile, sia per la scienza che per la ragione. Tutto ciò è incomprensibile. Fu davvero un miracolo propiziato da un santo, perché solo un santo ha il potere di intercedere presso il Signore e portargli le nostre preghiere per ottenere un miracolo. Un miracolo. Miracolo. C'è una preghiera che ora nasce in me, una preghiera che rivolgo a te. Madre celeste, se tu lo vorrai, il tuo dolce sguardo su me poserai. Dammi la forza di sorridere,
anche se è triste la mia anima. Mi sento solo e il sole non c'è. Ave Maria, rimani con me. Ave Maria, Ave Maria. Io chiudo gli occhi e mi appare il tuo viso, che ora si illumina con un sorriso. So che mi ascolti, so che tu ci sei, per dare luce a questi giorni miei. E intanto un suono mi fa compagnia, sono i rintocchi di un'Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Io che volevo un aiuto dal cielo, sento che adesso non sono più solo. Torna in sereno in un attimo e dolci frasi io ti dedico. Quando c'è pace nell'anima mia, la mia preghiera diventa poesia. La mia preghiera diventa poesia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sorprende la vita quando la guardo negli occhi di un bambino. Ecco la semplicità nel volto suo, nel suo sorriso. Semplice, semplice, semplice la vita. Semplice, semplice, semplice la gioia. Semplice, semplice, semplice sei tu quando ami. Ci vuole un cuore largo, largo per fare il bene. Un cuore grande, 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 un cuore immenso. Un cuore largo per amare, un cuore grande di chi sa donare, di chi la vita la sa regalare. Per amore, per amore. Respirare il dolore della solitudine che fa tanto male. L'amore per qualcuno che è andato via e non ritorna più. Le ferite dell'abbandono, le notti di violenza, le lacrime di donna, i brividi sulla pelle. Ricorda che c'è un cuore anche per te, mi devi credere. Ci vuole un cuore largo, largo per fare il bene. Un cuore grande, 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 un cuore immenso. Un cuore largo per amare, un cuore grande di chi sa donare, di chi la vita la sa regalare. Per amore,
per amore. E fai il coraggio di andare nelle stanze segrete del tuo cuore. Devi crederci. Strappare ogni dolore per portare amore, tanto amore, soltanto amore nel tuo cuore. A te che cerchi fiducia e rincorri la speranza, a te che hai bisogno d'amore e non puoi starne senza, a te, anche per te è questo cuore, un cuore grande. Devi credere, devi credere, devi credere che un cuore largo, largo per fare il bene. Un cuore grande, 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 un cuore immenso. Un cuore largo per amare, un cuore grande di chi sa donare, di chi la vita la sa regalare, per amore, per amore, per amore. Nella tua mente, Don Palazzolo, giorno e notte un solo pensiero, quella gente marginata e disagiata, per la quale la vita non è vita, e ancora risuonano nell'aria le parole che dicevi tu. Io raccoglierò tutti quelli che son rifiutati dalla società, perché lo so che dove altri provvede lo farà meglio di me, molto meglio di me. Ma dove altri non giunge io cercherò di fare tutto quello che potrò. Vi prego, fratelli miei, fatelo anche voi. Dove altri non giunge, giungeremo noi per fare con amore tutto quello che si potrà dove altri non giunge tu ci guiderai, dove c'è chi piange per consolare noi. Se Dio vorrà saremo là. La tua santità ci accompagnerà per regalarci quella fede che avevi in te. E Cristo dalla croce guarderà, sorriderà e ci proteggerà, perché ce lo hai insegnato proprio tu. Quello che fate agli altri lo fate a Gesù. Per questo adesso noi seguiamo i passi tuoi. Dove altri non giunge, dove altri non giunge, tu ci guiderai,
chi piange per consolare noi. Se Dio vorrà, saremo là dove altri non giunge. Noi saremo.